Buongiorno a tutti. La foto che metterò di copertina per il video di oggi è la mia faccia abbastanza disgustata e schifata guardando i mercati attuali, sui quali si cerca di mantenere un po' di struttura ancora decorosamente, non penso di alzista, ma di resistenza, per vedere di arrivare a questa benedetta chiusura dell'anno nel modo meno peggio possibile. Restano, a mio parere, inalterate le incognite da qui, dall'inizio dell'anno prossimo alla primavera, per quanto riguarda poi la struttura e la tenuta dei principali listini sui quali al momento la mia ipotesi e la mia struttura operativa resta quella che ho già suggerito negli ultimi interventi, compreso quello molto tecnico che è stato fatto da Daniele Ponzinibbio e Danielini di AvaTrade nel webinar delle opzioni, ovvero quello di mettersi molto tranquilli e aspettare, perché non è ancora in questo momento il tempo di fare acquisti sulle borse, quantomeno acquisti strutturali. La caduta degli dèi, perché ho voluto chiamare il video di oggi questo? Perché ci sono dei titoli sui quali vi suggerirei di avviare un'opportuna opera di monitoraggio. Vi propongo questo: Wells Fargo, una banca americana molto nota, molto conosciuta. Non tutti fra noi sanno però quali sono i principali business di questo istituto di credito, che stiamo osservando su un grafico H4, sufficientemente esaustivo per farci vedere il caruccio trend di rimbalzo degli ultimi mesi, perché su Wells i minimi sono stati fatti in anticipo a giugno, e ci fa vedere però anche la struttura un po' pericolante di questi ultimi giorni e di queste ultime sedute. Wells Fargo fa tanto credito ai privati, privati che in America sono tartassati e lo saranno ancora per molto tempo, ed è proprio questo molto tempo che mi preoccupa, dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Quanto reggeranno, quanto resisteranno i consumatori indebitati, soprattutto per i mutui immobiliari e per le rette studentesche dei loro figli, all'inclemenza di un tempo che continuerà a rimanere molto piovoso e nuvoloso in tema di costo del denaro? Perché è inutile dire: dai, su, adesso arriviamo al picco dell'inflazione e poi scende. Poi scende, se posso permettermi un francesismo, un cazzo. Perché una volta che arriviamo a un picco, a noi non interessa l'inflazione 10 piuttosto che 7, se non quando il nostro bancomat, o quel poco contante ancora che c'è, va alla cassa del supermercato a pagare gli alimentari e accoglie con grande dispiacere le tristi sorprese dell'aumento dei prezzi. A noi interessa capire se le banche, che sostengono il mondo finanziario e l'economia tutta, dalla casalinga di Voghera fino a Warren Buffett, sono disposte a dare credito. Perché se voi andate a fare un giretto anche nelle banche italiane e parlate con i direttori, chiedeteli se in quest'ultimo mese hanno ricevuto disposizioni precise di restrizioni di credito alla clientela. E vi sentirete dare delle risposte che sono molto più illuminanti di quello che abbiamo sentito dire dalla Lagarde e da Jerome Powell nelle ultime due conferenze. Wells Fargo non è messa bene, e ci fa capire che i problemi del credito alle aziende, ma soprattutto alla popolazione, restano non di difficile interpretazione, restano una palla al piede all'interno. Se si guarda questi grafici su cui io ho scritto già in passato tante brutture, qui guardate cosa fanno questi grafici. Fanno un tetto. Questo significa che su molti titoli dobbiamo andare assolutamente a monitorare il loro andamento, perché forse ci diranno più singole azioni su come si muove l'economia che il resto. 39 su Wells Fargo, mettetevelo come allarme anche se fate azioni italiane. Altri titoli disgraziati da seguire sono quelli che fino a poco tempo fa hanno avuto la pancia piena. Guardate Amazon. Vi sembra che la gente stia facendo acquisti su Amazon?
Vi sembra che sia normale passare su un titolo così pesante da 188 a 85 e tornare ai minimi Covid, cosa che gli indici assolutamente non hanno ancora fatto? Vi sembra un segno interessante sulla dinamica dei consumi questo? Vi sembrano titoli da comprare? E un altro Dio che sta chiaramente tornando a più miti consigli e scendendo dal suo bel palazzo sui monti greci è questo. Questo è Tesla, che sicuramente patisce le disavventure del suo leader, di quell'Elon Musk che ha comprato Twitter chiedendo un referendum e sembra che gli abbiano detto: se ti levi dalle scatole ci fai un piacere perché non ci piaci come persona. Non entro nel merito di questo tipo di valutazione. Personaggio è troppo controverso, troppe implicazioni ci sono anche a livello politico per giudicare il referendum di Twitter, che non è una roba che ti muove i mercati. Però Tesla ieri ha perso l'8% e non è l'unico titolo che ha preso una discreta legnata sul settore delle quattro ruote, perché andando per esempio anche a vedere la situazione in Europa, non vi sarà sfuggito il forte arretramento di Volkswagen. Peraltro sono prese di profitto dopo questo gappone incredibile. Però sull'automobilistico non ci sono ancora delle gran belle notizie perché la transizione elettrica è pesantissima da far digerire. Non ci sono soldi per comprarsi una Fiat Panda, ci sono soldi per comprarsi le Mercedes che partono da un listino minimo di 60.000 euro. Occhio in questi giorni ai titoli automobilistici. Singole storie difficili. Quindi Tesla, Amazon, Wells Fargo, singole storie in generale difficili per molti indici che hanno avuto un rimbalzo interessante e che può darsi abbiano voglia di continuarlo, ma sull'S&P 500 attenzione che adesso siamo più in area di vedere dei bei pullback piuttosto che in area di pensare che questi minimi siano buoni per essere comprati, se non, mio parere personale, da criticare e prendere come sempre con grande beneficio di inventario, io aspetterei. Oggi 3.825 per S&P 500, 11.150 per il Nasdaq 200, molto vicini ai prezzi attuali. Trentatremila per Dow Jones, sotto il 32,9, occhio che non ci sono tanti volumi, e il Dow guardatelo con attenzione perché ha questo spigolo di questo massimo precedente che richiama e richiamerà l'attenzione di molti graficisti, occhio. A casa nostra, FTSE MIB si giova di un BTP che cerca di tenere la barra dritta dopo le legnate di questi giorni. Bund oggi fa più 0,04, BTP fa più 0,12. Dai, siamo lì. 23.550, guardiamolo con attenzione. Resistenza, dove ci sono le mie chiavi di equilibrio. 23.970, FTSE MIB, 14.160 per il DAX, 3.860 per Eurostoxx, 3.930 per S&P 500, 11.5 per il Nasdaq, 33.550 per Dow Jones. Rimbalzi da ipervenduto, soprattutto in America, non dico che siano previsti, ma dico che ci stanno. Ricordiamoci che sono rimbalzi da ipervenduto all'interno di una struttura di mercati che sta facendo da tempo dei massimi arrotondati, soprattutto sugli indici che ancora reggono, che potrebbero sicuramente essere lavorati dentro all'interno quindi di questo prezzo, e vista l'importanza della old economy su cui c'è stato un travaso di liquidità rispetto alla new economy, soldi usciti al Nasdaq per comprare azioni value, guardiamoci attentamente dei livelli così tirati
Fibonacci per quanto riguarda il Dow Jones. Forse i mercati devono anche digerire la sparata della Bank of Japan, che poi non è una sparata, è un assestamento a condizioni di mercato abbastanza chiare, e andremo a monitorarla all'interno dei cambi che hanno sofferto di più, soprattutto quelli tipo su Australia Yen, Nuova Zelanda Yen. Principale imputato è l'ex leader, quando stava a 140 tirava come un pazzo e poi andò anche a 150 dollaro yen. Sul dollaro yen c'è stata un'inversione fortissima, che è un'inversione che a mio parere non va messa solo in relazione con le attività della Bank of Japan, ma va messa anche in relazione con il fatto che la corsa del dollaro è terminata, perché il mercato, che si è mosso in anticipo, crede che Fed si darà una calmata prima del tempo. Questa è la grande scommessa, che probabilmente arriva anche da una moral suasion di tipo politico, che sarà presto indirizzata a Powell, perché l'economia americana soffrirà, già adesso soffre, più del previsto. Questa è la mia visione per oggi, una visione un po' intellettuale, ma prendetela così. Stamattina ci siamo alzati cercando di avere un pensiero, anziché di guardare solo dei singoli numeri. Buona giornata a tutti voi.